sopraelevata, seconda sopraelevata. Cellulare scotta, ragazzi, che figata. Devo dire che fa paura stare lassù. Questa è la prima chicane, che si ricorda come si chiama. L'esmo 1. Raccordo. Mi superano. L'esmo 2. Corda sulla l'esmo 2 senza spaccare le sospensioni. Rettilineo. Ci salutano dalla telecamera. Questo è praticamente rettilineo, anche se fa questa curva a sinistra. Senza esagerare, perché poi di colpo ti fanno rallentare e te li pianti addosso. Qui c'è l'ultima chicane del circuito, prima a sinistra poi a destra. Davanti a noi un GT Junior tagato a Catania. Dietro un Alfa Sud ci vuole superare. Vabbè, io c'ho una mano impegnata, lo lascerò fare. Andrebbe tagliato, adesso c'ho l'Alfa Sud a sinistra, io ti vado addosso se la taglio. Poi c'ho sempre GT Junior attaccato Catania davanti. Sono in quarta, forse una terza ci stava bene qua. Ma questa è una doppia chicane, sinistra a destra, poi di nuovo a sinistra. Ecco di nuovo rallentamento, attenzione a non piantarsi nessuno addosso. Qui ci sarebbe un ulteriore rettilineo, ovviamente ci hanno fermato, e dopo la parabolica. Tutto intorno le gradinate, da cui il pubblico ci osanna. Che faccio, mi infilo? Faccio il catanese? Sto facendo il catanese. Ciao catanesi! Sto facendo il catanese, c'ho dietro una Giulietta, Giulietta Spider dietro. Subito dietro Giulietta Spider. Che non si vede? Ah, cellulare, appena lo levo. Sportella aperta dappertutto per il caldo. Spider. Una Montreal subito dietro. Oddio, dietro davanti.
penso che dopo la parabolica ci faranno uscire, per cui mi sa che lo posso tagliare qui, tanto la faremo a passo d'uomo. Ci hanno già separato in quante file? Due file? Ma separato, ci siamo noi automessi in due file, automuniti. La Reggio Calabria è piena oggi. Sincronizzatore della prima, non so se c'è ancora. Anche una bella 4C bianca. Davanti una 75 con lo sportello aperto, perché non si vede. Ah, ci fanno uscire proprio da qua, più manco ce la fanno fare la... Ah, perché la, come si chiama? La parabolica l'abbiamo fatta all'inizio. Per cui non ce la fanno fare due volte. Vabbè, allora chiudo. Adesso vado a litigare per cercare di andarmene.